Uomini e donne, anticipazione 30 gennaio 3 Federico riceve segnalazioni su Alice. Cosa succede nelle nuove puntate di Uomini e donne in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 su Canale 5? Le anticipazioni della trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera. Alle prese con nuove esterne con le sue pretendenti Alice e Carola. Spazio anche alle vicende di Biagio che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, farà perdere le staffe alla dama Carla. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, della settimana fino al 3 febbraio 2023, rivelano che Federico non porterà a compimento il suo percorso con la scelta finale. Il tronista sarà impegnato in un confronto serrato con Alice, dato che al termine della registrazione precedente la ragazza è uscita dallo studio in lacrime. Federico è andato da lei per cercare di placarla e insieme hanno provato a trovare un punto di incontro per portare avanti questa avventura. In studio, però, non sono mancati ulteriori momenti di tensione tra Federico e la sua pretendente. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Federico ha svelato di aver ricevuto delle segnalazioni su Alice, le quali testimonierebbero la poca pacatezza di Alice nelle relazioni. Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, Federico sarà impegnato anche in una nuova esterna con Carola, la ragazza deciderà di fargli una sorpresa e tra i due ci sarà un nuovo bacio. Non mancheranno i colpi di scena neppure per i protagonisti del Trono Over, al centro dell'attenzione della prossima settimana di messa in onda del talk show ci saranno le vicende del Cavaliere Biagio. Le anticipazioni su Uomini e Donne, della settimana fino al 3 febbraio, rivelano che il Cavaliere Napoletano sarà al centro di una accesa discussione in studio con la dama Carla. I due, da un po' di settimane, stanno portando avanti la conoscenza, anche fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. La dama però, durante la discussione in studio con Biagio, ha perso le staffe. Tanto da dare una sberla in faccia al Cavaliere. Silenzio, invece, sulla coppia composta da Antonella e Luca, dopo l'avvicinamento delle ultime settimane è calato già il gelo sui due protagonisti del Trono Over. Sta di fatto che la dama non è proprio entrata in studio nel corso della registrazione che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5. Piantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.